La presentazione del volume di martedì prossimo rappresenta per il settore che io dirigo da 5 anni il completamento di un percorso lungo, scientificamente molto approfondito, che porterà dei risultati fondamentali non soltanto per la nostra provincia e quindi per i cittadini amministrati, ma anche e soprattutto sarà come può diventare, diciamo, una linea guida per tutte le procedure che verranno da questo momento in poi realizzate e portate avanti a tutta la Regione Calabria. Abbiamo la presunzione di poter dire che è un prodotto che rimarrà capofila all'interno di un percorso virtuoso che prevede di normare, regolarizzare quelle che sono le procedure fondamentali per la difesa del suolo nella nostra provincia. La vicinanza e la presenza dell'Università Mediterranea ha fatto sì che il percorso diventasse scientificamente provato e ben definito sotto gli aspetti prettamente scientifici. La collaborazione quindi con il professore Mandaglio, con il mio settore che è la difesa del suolo, insieme all'assessore alla difesa del suolo, vicepresidente Giovanni Verducci, dal presidente Raffa, è dimostrazione della sinergia che si può mettere in campo per portare risultati concreti che tutti i cittadini, dai sindaci, dai comuni agli enti sovraprovinciali potranno beneficiare già nell'immediato, dopo la presentazione, durante gli anni successivi.